auguri. Sapete che a Natale succedono le magie? Qui a Como, a Natale, i palazzi possono parlare, come me del resto. Ma che sbadato, non mi sono nemmeno presentato. Io sono il Broletto e vivo in questa piazza da quasi 1000 anni. Mi hanno costruito i famosi maestri comacini e ne ho viste tante, tante nella mia vita. Una volta, pensate, mi hanno pure dato fuoco. Ma poi mi hanno ricostruito ancora più bello e mi hanno messo anche un orologio chiacchierone. Vero? Per non parlare di quando sono diventato un teatro. È stato divertentissimo. Cantanti lirici, attori. È stato tanto tempo fa. Ah, ma non vi ho raccontato di quando qui, sotto i miei portici, si facevano grandi battaglie. Era colpa di quelle due famiglie comasche che litigavano sempre. Come si chiamavano? I Vittani e i Rusca. I Rusca sono quelli che ti hanno dato fuoco. Ma basta parlare di vicende vecchie e stravecchie. È tardi, tardissimo. Arriverà a momenti. Ma di cosa parli? È tardi per cosa? Chi deve arrivare? Lo vedi che con l'età ti stai rincitrullendo. Scusa, ti ricordi in che periodo siamo, no? Dunque, vediamo. Secondo la meridiana... L'ho filmato da qua in poi. Ma quale meridiana è meridiana? Che non ce l'hai nemmeno. Meno male che ci sono io a scandire il tempo. Estate? Si va al mare? Al lago? Ma cosa dici? Siamo in inverno! Avete fatto l'albero di Natale? Giusto! Il Natale! Pensate che, già al tempo dei tempi, i popoli nordici addobbavano l'abete e facevano gran festa per giorni e giorni. L'abete era il simbolo della forza, di quell'albero che aveva resistito al freddo e alla neve senza perdere il suo colore. Ecco dunque l'albero di Natale. Dopo migliaia di anni, noi lo illuminiamo e lo abbelliamo alla stessa maniera. È vero, si mangia e si beve. E sotto l'albero si mettono i regali. Oh, oh, oh! Eccolo! Finalmente è arrivato! Con la tradizione da 25 anni si ferma un po' da me. Ciao, Broletto! Ciao, orologio! Mi vedo in forma! Ciao, bambini! Eccomi qua! Accidenti! Passare dal portone non era meglio? Oh, oh! La mia storia nasce da un'antica leggenda, da uno spazzacamino che portava i doni ai bambini. E le renne che volano con te? Da dove vengono? Pochi lo sanno. Provengono da una regione che si chiama Lapponia, dove vive la tribù dei Sami, che veste di rosso e di bianco dalla notte dei tempi. È una terra di misteri e leggende, dove le renne sono sacre e capaci di volare fino alla luna. Ma come fai a preparare in tempo tutti i regali e poi a distribuirli? Babbo, ma cosa
arredi. Ho tanti amici che mi aiutano durante l'anno. Gnomi e folletti che sanno quel che fanno. Ma volete sapere perché Babbo Natale ci viene sempre a trovare? È per via della città dei balocchi. Certo, mi piace tanto stare qui, al calduccio, in vostra compagnia, con queste belle case tutte illuminate, e tanti bambini che vengono a trovarmi. E ti pareva, gli unici che passano tutte le feste al freddo, siamo noi. Non dimenticatevi di me! Il 6 gennaio anch'io porterò sacchi di regali per voi bimbi qui al Broletto. Buone feste!